Quindi insieme parlavamo di Correa, il nostro titolo si riferiva a Correa e cosa è successo a Correa, Filippo? No, è successo che Romagnoli fa un intervento assolutamente scorretto, non di quelli pericolosi a gamba tesa, però si aggrappa a Correa, gli salta in groppa, Correa si piega e lui gli rimane attaccato sopra con tutto il peso, cosa che secondo me non ha senso. E Correa comincia a fare una smorfia nel ricadere, si tocca la coscia, mi pare, sinistra. Sì, flessore Sì, sinistro. la coscia E sinistra. Comincia a piangere. E adesso uscirà dal campo. Spero non sia niente di così grave. Sicuramente oggi non può giocare. Adesso esce in lacrime. Sfortunato è perché. da sanzionare questo Ma ci fallo? mancherebbe anche che non lo Anche con il sanzionasse. rosso, Cioè, eh? no, beh, rosso non esagererei. No, no, no. No. Furio. Rosso Ma no. il giallo, Però il giallo ci che sta. regolamento? Ma scusami, Ma ma gli resta sopra senza motivo? Ma sì, cioè, non è giallo. rugby questo No, qua. rosso no, dai, pure Ma rosso no. scusami, ma gli ha fatto male? Allora, Sì, se infatti non male si. anche E perché Correa qua è un po' delicato, eh. Cioè, però. soprattutto il secondo Scusami, minuto, eh. ma Fosse scusa, stato più caldo, abbi pazienza, probabilmente. ma tu No, sei Furio, ma mi sopra, puoi. Ma vedi l'ho che ormai visto. Ma l'ho lo visto, sì, molli però e lo diciamo che lui lascia. il resto Rosso sopra no, perché dai. nel frattempo Correa si muove e è una situazione un po' al Sì, ma limite, è non una è che sei situazione un in po' cima a un grattacielo, particolare. È sei in entrato groppa al tuo Sanchez. Se uomo, non no. si Dopo fosse 4 minuti infortunato. finisce già la partita di Joaquin Correa che esce in lacrime, quindi evidentemente, Giacomo, aiutami a capire il peso del giocatore sopra. Gli ha ceduto la gamba, gli ha ceduto il muscolo Ti e sembra si è stirato. poco? No. No, in questa situazione, adesso l'ha fatto vedere al rallentatore, è andato il muscolo, è andato in iperstensione, nel senso, lui era caricato, Correa era caricato, era pronto per ricevere il difensore, no? Perciò era già in tensione. Nel momento in cui Romagnoli gli sale sulla schiena e rimane quei 30 secondi, no? Automaticamente è andato in iperstensione il muscolo. E adesso bisogna vedere l'entità del danno, ma bisogna aspettare un po' perché secondo me, come ha detto Filippo, si è fatto male, speriamo non gravissimo, però per uscire così e in lacrime vuol dire che ha avuto un dolore fortissimo. Però dal mio punto di vista, vedendo la situazione, il muscolo di Correa è andato in iperstensione. Ma gli ha dato il giallo almeno, no? No, no, non Incredibile. credo. Ma se Incredibile. non si fosse infortunato, questo, Giacomo, confermami che sarebbe un fallo normalissimo. Perché Ma non se mi sembra un secondo dettaglio, fuori, ma non mi normale, sembra un Maria, dettaglio da uno che sta sopra sottovalutare 30 che si è secondi infortunato all'avversario almeno. non è Scusami, normale. Ma è chiaro che se si infortuna la gravità aumenta, perché cosa fai? Abbi Sì, pazienza. ma non Se era. tu passi Cosa ha col rosso e fischiato qua? non vai contro nessuno, devi per forza fare Allora, un incidente per finire in io galera. riprendo le parole di Abbi Filippo. pazienza. Non era un fallo violento, non era un gioco Ma era pericoloso. immotivato il fatto che uno che pesa 75, forse a 80 kg, sta sopra un avversario a Meno male che tu centrocampo. sei quello che dice che il calcio non Ma è per le questo ma femminucce. non è per Sono parole tue. femminucce, Vabbè, lo ma questo non ribadisco, c'entra essere ma questo non vuol femminuccia. Sì, in dire. questo periodo vi ricordo, Ma questo sarebbero non vuol meglio dire, modificare, non vuol dire, magari. non vuol dire, Ezio non giustifica un gesto che con il calcio che non ha niente a che Sì, fare. però guarda la dinamica, non guardare il replay ultra Ma rallentato, si è fatto Furio. male, si è Sì, ma è fatto una male. palla alta, Ma lui prova ad anticiparlo, gli sale in groppa, è come quando fai ponte. perdonami, È come quando fai quando ponte fai e rimani per ponte, qualche sì, secondo. ma lì il Cioè. ponte è una cosa. Qui lui resta aggrappato a metà campo Ma su perché uno secondo me non che. riesce a divincolarsi, cioè è la dinamica nel movimento, nella dinamica di gioco, si muovono tutte e due, non riesce Perdonami, io fisicamente a insisto. scendere da Il sopra, cioè fatto non so che come dopo spiegartelo, 4 cioè. minuti il giocatore abbia lasciato il terreno di gioco perché è infortunato in questa situazione, secondo me è un aggravante. Non gli ha Attenzione dato neanche il Bandinelli, giallo. cross su Radu. Se questo era un fallo da rosso, Giacomo Ferri non finiva una partita. No, No, cosa no, vuol dire? questo non è vero, però posso dirti, dal mio punto di vista, questo il giallo ci poteva Sì, stare. anche secondo Rosso, me. rosso Nettissimo. no, ma il giallo ci poteva stare. Scusa Sanchez, dà la palla a Vidal, troppo lunga, Vidal smette di correre. Non so se il problema di Sanchez è stato dare la palla un secondo dopo rispetto allo scatto di Vidal. Vidal a quel punto, boh, anche lui si è fermato, non si sa perché. Però l'azione era molto promettente, Sanchez era al limite dell'area di rigore, 5-6 metri fuori, non aveva avversari a stretto giro. Vidal si inserisce bene sulla destra, lì deve solo allungargli la palla. I due probabilmente non si capiscono, Vidal scatta prima, Sanchez gliela dà
magari troppo tardi, è finita l'azione. Scusa Francesco, voglio insistere. In un'entrata in gioco pericoloso, la scivolata, chi fa la scivolata a un certo punto non può, cioè non è che ha un timone o ha un volantino, e va e poi lo prende, non lo prende, prende la caviglia, prende il pallone, va sulla panchina avversaria. Qui lui fa il gesto di stringerlo ed era immotivato, lo stringe. Secondo me, ti ripeto, è solo una sensazione, poi la vorrei rivedere un po' meglio. Lo rivediamo. Secondo me, Gagliardini, quando... limite dell'area destro, rimpallo ancora Gagliardini, Sanchez, tiro, rimpallo di nuovo, palla che finisce ad Dumfries, limite dell'area di rigore, sulla destra, prova ad andare via l'avversario diretto, non ce la fa, tiene bene Marchizza, allora prova a dare Vidal, 1-2, ancora Dumfries, può andare fino in fondo, Marchizza non lo tiene, può provare il cross Dumfries, arriva il cross morbido sul secondo palo, il colpo di testa di Alexis Sanchez! El Niño meraviglia! 1-0 per l'Inter, minuto 13, tutto bello quello che fa l'Inter, l'1-2, poi con Dumfries sulla destra, il cross morbido in corsa è perfetto sul secondo palo, bravo Denzel, a quel punto Sanchez arriva prima di Darmian, colpisce la palla, la mette nell'angolino dove non ci può arrivare il portiere dell'Empoli, 1-0 per l'Inter, è il Niño meraviglia, bravi ragazzi, è l'uomo di Coppa Sanchez, molto bello. È il bomber di Coppa cross. Ormai. Guarda il cross di Dumfries, bellissimo. Bellissimo, bravi, bellissimo, bravi. Veramente Dumfries, bellissimo. Prende bene il tempo Sanchez, che non ha giocatori particolarmente vicini, però insomma è bravo a incornare, a metterla all'angolino. Il mercoledì gli porta bene, mercoledì scorso il gol al 120° contro la Juventus, mercoledì questo invece. Beh, se è uomo di Coppa, immaginati contro il Liverpool, che fa l'ira di Dio. Supercoppa, Coppa Italia. Non cominciare a fare il pirla tu. Sto facendo cronaca. Sei un bomber di Coppa. Buffata questa. Cerca di non lasciare stare. Guarda, veramente, Elio, per me è stato un maestro, un amico, un fratello maggiore, mi tratta in questo modo. Io buffati, assolutamente. Però comunque, apro e chiudo parentesi, a questo punto, considerando che Dzeko non è più giovanissimo e considerando che Sanchez comunque anche lui uno che fa dentro fuori, secondo me l'Inter dovrebbe ragionare in questo mercato di gennaio per quello che rimane su una punta. Secondo me potrebbe essere, bisogna vedere cosa Correa, quanto dovrà stare fuori, però bisogna ragionare forse. Ma il problema è che a gennaio non li risolvi questi problemi. Beh, no. Almeno come numero. Se vai con 80 milioni ti prendi Vlahovic al volo, guarda. Lautaro! Oh, il tiro! Niente, rimpallato. È sempre lento, Lautaro è sempre lento. Ecco, sì. O tira subito di prima o se no... Viti che è riuscito a sacrificarsi. In questo caso, attenzione, attenzione, lungo, attenzione di mamma testa, mia. Pinamonti, porta vuota! Di Marco lo anticipa, palla che finisce a Cutrone. Dentro l'area di rigore, la stoppa Cutrone, deve uscire dall'area sulla sinistra, va a chiudere la nocchia. Arriva il cross sul corpo del numero 13, capitano dell'Inter. Corner per l'Empoli. L'abbiamo un po' rischiata in questo caso. Su questo lancio lungo si fa trovare un po' impreparato Ranocchia. Poi sono bravi Di Marco e lo stesso Ranocchia poi a metterci una pezza. Di Marco bravissimo su Pinamonti. Corner per l'Empoli, minuto 15. Di Marco un po' provato da questa rincorsa a 100 all'ora per chiudere lo spazio. C'è il fiatone. Sì, è stato bravo anche Radu in questo caso. Tutto pronto per il cross dalla sinistra sul pallone Stulac. Con il destro arriva il cross in mezzo sul primo palo di testa Ranocchia, bravo, la mette fuori, poteva essere pericoloso. Va bene, ma già a gennaio tu prenderesti una... Io credo che all'Inter servano assolutamente, prima di tutto un centrocampista centrale, soprattutto adesso che è andato via Sensi, probabilmente va via anche Vecino e quindi un centrocampista centrale ci vuole, con Liverpool già non ci sarà Barella che è squalificato, quindi un centrocampista ci vuole. E con l'infortunio di Correa, adesso vediamo che tipo di infortunio sarà, un attaccante ci vuole, non so. Attenzione Sanchez che ruba palla al limite dell'area, Dumfries in area di rigore, Dumfries, il miracolo di Furlan, palla in corner, lotta al limite dell'area di rigore Sanchez che riesce a rubare palla al difensore Viti dell'Empoli, la palla in qualche modo finisce a Dumfries che si sposta il pallone sul destro, va a concludere, bravissimo il numero 22 portiere dell'Empoli a mettere in corner, a salvare il risultato dal 2-0 dell'Inter, quindi Inter vicinissimo al gol. Questo con Denzel Dumfries, corner dalla bandierina di sinistra, poi ti rispondo fra 21 di gioco, c'è Di Marco col suo sinistro educato, tutto pronto per il cross di Di Marco, arriva il cross di Di Marco sul primo palo, spizza Vecino, la palla va addosso a Ranocchia lì nei pressi della linea della porta.
ed esce dall'area con l'Empoli che disimpegna. Vidal prova a cambiare tutto, bene per Di Marco, stop di petto, in qualche modo l'Empoli riesce a uscire ma non dalla propria metà campo, forse ce la fa adesso con Pinamonti, 1-2, la palla finisce sulla sinistra, serie di contrasti, va a terra un giocatore dell'Empoli, forse c'è fallo da parte di Ranocchia, calcio di punizione per l'Empoli. Sì, secondo me ci vuole subito un attaccante anche l'anno prossimo. L'anno prossimo l'Inter ha un Sanchez che vuole trovare più spazio e che va per i 34 anni, a Dzeko che ha 36 anni, a Correa che comunque ha sempre qualche problemino fisico. Attenzione Lautaro, limite l'area di rigore, prova una finta, ma Gagliardini li stava tagliando in mezzo, quindi praticamente si fanno una finta a vicenda. Uno ha fatto il velo per l'altro. Sì. E quindi secondo me l'anno prossimo l'Inter avrà un grande lavoro da fare in attacco, perché in attacco il punto fermo è solo, a meno che non arrivi un'offerta esorbitante, il punto fermo è solo Lautaro. Gli altri, in questo momento sì. No. Il problema è che adesso darà a prendere una punta a gennaio, non so quante ce ne siano in giro, esatto, fatto in prestito. Perché non, poi non risolvi il problema. Attenzione, attenzione. Bisogna essere bravi. Bisogna essere bravi, la dirigenza deve essere brava a trovare qualcosa di utile, di poco costoso, un prestito, quello che ne so, e che possa arrivare subito. Insomma. Non saprei veramente trovare ma in prestito non trovi niente, un attaccante, cioè, in prestito che possa in qualche modo. Però ragazzi, la Roma ha preso Sergio Oliveira, che è un centrocampista importantissimo del Porto, e l'ha trovato a gennaio. Sì, sì, è riuscito a farlo perché Mendes, perché c'è Mourinho di mezzo allo stesso procuratore, e quindi sì. Sì, lì è stata una catena. È stata una roba citu casa a casa, scusa, capito? Ma Elio, Marotta e Ausilio avranno anche loro le loro corsie preferenziali, perché insomma con tutto quello che hanno fatto in questi anni mi pare che senza dubbio. Attenzione, cross in mezzo dell'Empoli, va a terra Ranocchia che colpisce Dumfries, sta a terra Ranocchia con le mani in faccia, l'arbitro non ferma il gioco, lo fa adesso quanto, per fortuna, si è accorto che Ranocchia a terra, mani in faccia, scontro con un suo compagno di squadra, anzi D'Ambrosio, scontro con un suo compagno di squadra che era Dumfries, rivediamo. No, Dumfries e D'Ambrosio, sì, giusto? Che capocciata. Prende una specie di spallata vicino al viso, esattamente il punto. E poi forse l'ha colpito anche De Marco mentre lui era a terra. Pure. Come Sarri ieri, no? Che è stato colpito dalla spalla di Pussetto. In corsa, tra l'altro. Che botta che ha preso. Se c'è il replay, guarda, mi sembra che De Marco gli dia una ginocchiata in testa mentre sta passando. Vabbè, adesso però D'Ambrosio si è rialzato, non sembra avere particolari problemi. Adesso vediamo se l'arbitro lo farà uscire dal campo e poi rientrare. E vediamo un po'. Tanto l'arbitro ha fermato il gioco e quindi dovrà ridare la palla in testa, è meglio all'Empoli. Aspettare. 24 Filippo, di gioco, 1-0. Filippo. Sì. Il nome di Lautaro! Ancora la parata del portiere, due volte! Il miracolo di Furlan, due volte su Lautaro! A colpo sicuro, è andato due volte alla conclusione all'interno dell'area di rigore. Bravissimo Furlan a impedire a Lautaro di segnare il 2-0 e il suo primo gol personale. Qui c'è un errore della difesa dell'Empoli, Gagliardini serve Lautaro, sinistro parato, ancora rimpallo, destro, altra parata. E quindi ancora una volta l'Empoli si salva grazie al suo portiere. Io non so se Lautaro è bravo o sfortunato. Per cui il portiere ha fatto due parate. Comunque lui c'è. Sì, qui adesso grosse Lautaro colpe non gliene darei. Poteva fare meglio, però. Effettivamente Lautaro è un signor attaccante. Tutto pronto per il suo mancino. Il corner di poco fa lo ha battuto basso sul primo palo con la deviazione di Nuca di Vesino. Vediamo se questa volta opta per un corner un po' più lungo. Arriva il cross sul secondo palo, è quasi un tiro, perde la palla Furlan, poi protetto dai propri compagni di squadra la va a raccogliere e si salva ancora una volta l'Empoli. C'è calcio di punizione per l'Empoli da posizione molto pericolosa, perché siamo in posizione centrale, 2 o 3 metri fuori, anzi il fallo è di Vidal fuori dall'area di rigore. Vidal va a attuare un pestone sui piedi di Aslani. Calcio di punizione per l'Empoli, quando l'Inter tra l'altro prima del ribaltamento di fronte ha avuto un'altra occasione per fare il 2-0, solo che ci siamo persi come al solito nell'ultimo passaggio. Ora c'è il calcio di punizione per l'Empoli, siamo al minuto 44, vediamo un po' chi si incarica della battuta verso la porta difesa da Radu. Siamo un pochino spostati sulla sinistra guardando il campo, ma posizione abbastanza centrale che è perfetta per un destro. Vediamo un po', tutto pronto, stiamo per entrare negli ultimi 60 secondi del primo tempo, a meno che l'arbitro poi non
di anche un recupero, c'è Stulac sul pallone con il destro, l'arbitro finisce di segnare con lo spray la distanza, la barriera nero-azzurra, inquadrati gli occhi del numero 5 dell'Empoli, parte Stulac con il destro, non capisco perché l'arbitro si mette davanti al giocatore, una roba che, ma levati, parte Stulac, arriva al destro, alto sopra la traversa, nulla di fatto, sempre 1-0. Lo è quello che ha... Cioè, allora, si può mettere a mezzo metro da chi batte la punizione. Infatti Stulac ha detto spostati che devo battere. Ma io... Allora, vabbè, Alexander Blessing, io vi ho raccontato un po' chi è. Ora, Giacomo, io non lo so, questa nuova proprietà americana... Insomma, 777, tu non te lo 777, ricordi così una no. volta. No. Partita pronti e via con Shevchenko, via Shevchenko dopo 10 partite, la Badia dice di no, allora potrebbero tornare Ballardino e Maran, che sono ancora sotto contratto con il Genoa, e poi alla fine salta fuori il nome di Alexander Blessing, peraltro contratto fino al giugno del 2024. Un altro. Quindi voglio dire... Francesco, non lo so. Credo che la stessa cosa valga per Shevchenko. Credo che certo. sia contratto fino al 2024. Sì, sono 10 milioni lordi tutti. È chiaro che ognuno, ogni proprietario fa quello che vuole. Però io penso che tutti questi soldi che sono stati spesi per gli allenatori che sono ancora sotto contratto potevano prendere veramente 2-3 giocatori. Io non so adesso questo allenatore, perché come te sinceramente non lo conosco, però io credo che un allenatore di solito quando arriva in Italia, anche un allenatore forse anche con più esperienza, ci vuole un attimo a capire la lingua, a capire i giocatori, a conoscere i giocatori, a conoscere il nostro calcio. Perciò io non so come mai hanno scelto questa strada. Secondo me è una strada molto rischiosa anche questa, e ripeto, dal mio punto di vista io avrei risparmiato qualcosa sugli allenatori e avrei speso piuttosto sui giocatori. Ma sembra, anzi sicuramente è stato scelto dal nuovo direttore sportivo Sports tedesco, e che è questo infant prodige a livello di direttori sportivi in Europa, si dice appunto che abbia un curriculum nonostante la giovane età, perché forse ha poco più di 30 anni, è abbastanza importante o concreto. E l'ha scelto lui, però mi sembra che... Scusa, a me quando si dice ha un curriculum perché si è sentito dire è stato un fenomeno... No, ma non tu. Certo, cioè no. Quelli che mandano in giro questa voce qui. Cioè questo che cosa ha fatto? Sì, onestamente. A livello di tedesco. Ma anche il Milan, ad esempio, secondo me ha uno fortissimo, Moncada, però sta nella cesta. Fenomeni, infatti. Per favore, basta, di fenomeni è pieno il mondo. Che altro per la situazione di classifica abbastanza particolare che sta vivendo il Genoa. Cioè, ancora, io ero perplesso persino sulla Badia, che comunque, guardando il suo curriculum... Hamburgo, Wolfsburg, Hertha Berlino, allenato la Serie A tedesca, nella parte medio-bassa della classifica, no. Non è mai stato uno questo che ha... nome. Nessuno però, sinceramente, di noi il tecnico sentito. Dello Stenda, io non ho idea di quanto sia in classifica lo Stenda, dico la verità, non seguendo il campionato belga in maniera. C'era già una mezza scommessa Shevchenko. Questa no, era una follia Shevchenko, non era una scommessa. Sicuramente ringrazia l'associazione allenatori, perché con 4 allenatori pagati per quanti per altri c'era prossimi anche anni? Nicola c'era fra beh, i papà questo è 2024, Shevchenko gli avevano fatto un triennale 2024. Quindi 2024. Anche il 2024 Ballardini e Maran non lo so, ma sono ancora sotto beh, contratto anche loro. Genova a tempi di Preziosi aveva 37 giocatori a libero ne aveva oltre 100 so, contrattualizzati in giro nel mondo, quindi voglio dire cioè in questo momento c'è un allenatore con tutto il rispetto, un allenatore tedesco che fino a ieri allenava in Belgio, che deve arrivare in Italia senza parlare una lingua, che una parola della nostra lingua, ecco. E deve salvare il Genoa. Ma no, cioè siamo è già iniziato il girone di ritorno, è una follia. Cioè se riusciamo a recuperare la classifica, tanto per farci un'idea, la situazione follia. Del Genoa è non dico disperata, però insomma Shevchenko 10 partite, ragazzi, c'è il Venezia ha 6 punti, il Venezia quartultimo ha 6 punti in più,
No, la proprietà americana, il presidente, no, è Zangrillo. Presidente Zangrillo, la proprietà americana. Sì, sì. Ma è Zangrillo. Non lo so. Vabbè, era giusto darvi questa notizia dell'ultima ora. Giacomo, rimaniamo perplessi. No, hai ragione. Più che altro perché, guarda, dico la verità, io ho, durante la pubblicità ho anche un po' letto su Instagram, sulla pagina ufficiale del Genoa, i commenti dei tifosi. Io capisco. Cioè, il più carino era: ma chi è questo? Cioè, e ve l'ho edulcorato chi un po'. Chi è non era? Chi è non lo dice nessuno. E forse neanche nello specifico scritto così. Esatto. Mi metto nei panni del tifoso del Genoa. Cioè, io anche il tifoso più giovane e inesperto dice: scusate, questo è il quarto/quinto allenatore che arriva. Giocatori per cercare di raggiungere la salvezza li stiamo comprando? No. Ma che senso ha comprare e far arrivare un allenatore ogni 10 partite e tenere la stessa squadra? Cioè, ma no, questo ma poi, che non capisco, Francesco, è questo che non capisco. No, no, questa vostra parte è molto forte. Ma se la squadra non va bene, cambio l'allenatore. Ma perché? Ma dove sta scritto? No, ma dove poi sta scritto? Io mi ricordo. Ma gente ricordo come Marano, eccetera. Ballardini, saranno usciti dal momento di crisi o no, secondo te? No, ma anche perché in questo momento ti servono dei combattenti in panchina, cioè ti serve uno che conosca. Ballardini, se fosse tornato, era la quinta volta. Insieme, tecnicamente scarsa. Esatto. No, io Francesco avevo sentito e seguito come tutti noi l'intervista di Shevchenko, no? Appena arrivato, dopo la prima partita, dopo la seconda. Il salvatore della partita. Continuava a dire, no, ma guarda, la società comunque ha detto che interverrà sul mercato, interverrà, ma alla fine l'ha mandato via lui, ma non è intervenuta sul mercato, guarda, per prendere dei giocatori. Shevchenko poteva essere il miglior acquisto del Genoa se giocava, ancora sì, adesso, esatto, te lo posso garantire. Può darsi. No, allora, Filippo, ci devi dare una notizia innanzitutto, vero? Sì, adesso la stiamo verificando, ma pare che ci sia un focolaio di Covid al Venezia. Okay. C'è la certa presenza di alcuni positivi tra i tesserati. Il club, prima di rilasciare informazioni ufficiali, in attesa di avere un quadro completo sul numero di coinvolti, con i risultati degli ultimi tamponi molecolari previsti, oggi ce la posso fare, per domani. Quindi occhio a Inter Venezia di sabato sera. Sì, sì, no, ma se salta anche Inter Venezia, noi non sappiamo più dove mettere le partite. Sì, in effetti, quindi, sì, ricordiamo, 35% del gruppo Atleti, quindi 35% sui 25 della Rosa sono 8-9. Di fatto positivi, da capire, come si diceva Filippo, quanti sono giocatori e quanti eventualmente membri dello staff che non entrerebbero in questo conteggio ai fini del nuovo protocollo diramato dalla Lega di Serie A e vidimato dal CTS, ovviamente. Tra un attimo magari torniamo sul discorso Genoa, le ultime sulla trattativa di Bala Inter, perché ieri ha parlato Arriva Bene, prima della partita ha parlato Marotta, poi nel post partita affronteremo e approfondiremo l'argomento. Intanto mi dai, Filippo, i tre che salgono e i tre che scendono del primo tempo dell'Inter? Sì, allora, salve. Sicuramente sale Sanchez, non solo per il gol, ma perché ha giocato molto bene, è entrato praticamente subito, perché è entrato al quinto minuto a freddo, sì. Si è scaldato praticamente niente e ha giocato molto bene. Mi è piaciuto anche Lautaro davanti, è vero che non ha segnato, però si è mosso bene, ha creato spazi, ha avuto l'occasione, deve cominciare a essere un pochino guarda che roba. Sotto porta, però Sanchez gli do 7, Lautaro 6,5, l'altro è Dumfries che ha giocato molto bene, 6,5 anche Dumfries. Non mi sento di mettere nessuno giù perché credo che bene o male abbiano fatto tutti il loro. Comunque si è rivisto il fallo, Frank, non so se hai riguardi, sì, se rivedi la tua interpretazione. Sono sempre più convinto. Ma non stava cadendo in avanti, gli ha fatto un fallo del cavolo, da rugby, non è calcio questo. Questo non è possibile, fare un fallo così, non stava cadendo in avanti, non so se l'avete visto. Ma la visto. Cosa grave non è tanto il fallo di per sé che ci può stare. Ma si è fatto male, cioè no, per una roba del genere. Non l'ha ammonito, non gli ha dato neanche il giallo. Ma il fatto che il giocatore dell'Inter sia rimasto offeso, cioè infortunato, è un aggravante, perché non è che perché sennò allora non puoi tarare la misura disciplinare su un giocatore che invece si fa male, ma certo, perché se io ti faccio entrare da dietro, ma per una pura fortuna, ma questa non è fortuna, questo è un fallo che non è fortuna o sfortuna. Tu sei da dietro, prendi uno da dietro,
Ma non è che l'ha preso perché gli gira così, aveva una palla da contendersi. Cioè, ma lo butti a terra, ho capito, ma ripeto, non è che era, non è un'entrata dove scivoli e dove non sai dove arrivi. A scorlarti mi sembra, che mi sembra cintura, che tu, Furio, mi sembra che tu non abbia mai visto un fallo a centrocampo. È fallo, sì, ne ho visti, ci poteva stare, ma non quello, il giallo, l'abbiamo detto. Io ti dico, c'è il problema dell'entrata. Te l'ha spiegato Francesco perfettamente. Che non era in pericolo, ha fatto una, secondo me, una cosa che non esiste, ragazzi, capito? Ma almeno l'ammonizione. Dopo 4 siamo... minuti a centrocampo, ma che caspita, cos'è? La lotta greco-romana, non è il calcio. Ma... dopo la partita dell'Inter stessa, intanto Filippo, mi sembra che poi andremo ad ascoltare anche Marotta, però piano piano ogni giorno arriva una notizia che avvicina un po' di più Dybala all'Inter, la sensazione un po' è quella. Beh, quello che dice Marotta non è una cosa da poco, è già due giorni di fila, anzi due interviste di fila nel giro di tre giorni, che Marotta parla di Dybala e lascia aperta una porta. Non è poco, cioè se tu segui tutto quello che sta succedendo tra Dybala e la Juventus, che a ottobre dovevano firmare il rinnovo, non è arrivato il rinnovo, continuavano a rimandarlo, poi cosa succede? Che l'offerta della Juve adesso non vale più. Dybala si arrabbia, guarda male in tribuna, arriva bene, gli tira le stilettate. Dybala due anni fa è stato offerto a tutta Europa, quindi questa cosa è anche una cosa che rimane, non è una cosa che ti scordi, no? E quindi a un certo punto Dybala dice: bene, non mi dai quello che io voglio, ti rimangi la parola, non mi pare che ci sia più niente da dire. Chiaro che se arriva un'offerta dall'estero che dà Dybala 12, 13, 14 milioni l'anno, lì non c'è Inter che tenga. Però credo che le parole di Marotta siano un segnale del fatto che Dybala possa essere un obiettivo dell'Inter. Se vi ricordate, avevamo detto due o tre anni fa, adesso non mi ricordo esattamente, qua, che Marotta aveva contattato la Juve aveva risposto e si erano messi a parlare di Icardi e Dybala, cosa confermata da Marotta due mesi fa in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Marotta Dybala l'ha sempre avuto come pallino. Adesso, prima era dipendente dalla Juve. Se la Juve non voleva cederlo, certo, non si prendeva. Adesso Dybala è free, è libero, può fare quello che vuole. Quindi, attenzione. A me risulta che la rottura è avvenuta sui diritti d'immagine. Perché loro l'accordo l'avevano trovato, Dybala e società. Solo che poi il procuratore di Dybala ha ributtato fuori sul tavolo il discorso dei diritti d'immagine, che Dybala non vuole più cedere alla Juventus. E quindi lì si è fermato tutto. I dettagli non li so, però poi, mi pare. Dopo, poi è giusto quello che dici. È chiaro che lì, a quel punto, più che alla finestra, ha già fatto, credo, un passo avanti. Non penso, Elio, che ci siano solo. Sicuramente saranno. A me hanno detto che siano solo i diritti di immagine. Io penso. L'atteggiamento di arriva bene, che mi sembra inedito per quanto riguarda. Sì, c'era Nedved che aveva detto a un certo punto di Dybala deve muoversi se vuole. Allora, Agnelli gli aveva quando detto quando arriva bene ha parlato di stimoli che tutti allenatori, dirigenti, giocatori dovevano confermarsi, poi però ha fatto riferimento chiaro parlando della maglia numero 10 e quindi però sappiamo benissimo come lui ci sono poi lo ascolteremo, arriva bene, è entrato a gamba tesa, secondo me non è stato un bel intervento quello di arriva bene e soprattutto sarei dispiaciuto se veramente la Juventus avesse fatto delle promesse, avesse dato delle garanzie al ragazzo che adesso a distanza di qualche mese... Ma ti stai rassegnando piano piano a perderlo a zero o una speranzella te la tieni ancora? Ma io una speranzella me la tengo ancora perché inizialmente sentivo parlare, non sono parole mie ma sono quelle del direttore Moggi, di una sorta di azione di disturbo dell'Inter che quasi quasi sperava che la Juventus confermasse Dybala con un contratto sontuoso per far sì che non prendesse un altro attaccante importante. Quindi erano un po', tra virgolette, non è che indebolisci la Juve con Dybala, perché Dybala è un grandissimo giocatore, però se andiamo a guardare, nelle ultime 81 partite ufficiali lui ne ha giocate una trentina nell'ultimo anno e mezzo. Ma lui, quindi, è capocannoniere, sì, è capocannoniere, non per colpa sua, perché prima il Covid, poi l'infortunio, però è un ragazzo estremamente discontinuo, sia nel rendimento sia nelle presenze. Quindi io non è che mi stia rassegnando, però alla fine
ti potrei dire la classica frase fatta: ho visto passare dirigenti, allenatore, beh, giocatore, certo, la Juve resta. Ovvio, no, ho visto andare via. Stiamo parlando del fatto che Dybala, che la Juve senza Dybala non è più la Juve. Stiamo parlando del fatto che la Juve potrebbe perdere un giocatore importante che ha ancora 28 Dybala, anni, che, ma... è, che in questo momento è il capitano della Juve. E quando non c'è Bonucci o Chiellini, e che potrebbe andare in una riva, a una rivale, cioè, che verrebbe migliorata dalla presenza di Dybala. Insieme a Chiesa e a De Ligt è il giocatore più talentuoso della Juventus. Quindi, ma chissà perché De Ligt non è mai stato nel centro del mirino. Io mi ricordo le parole di Nedved, le parole di Agnelli, no, che voleva parlare. Qui c'entra Raiola, non c'entra la Juve. Con De Ligt non c'entra la Juve. No, ma nel senso che comunque non è mai piaciuto fino in fondo, fin dal suo arrivo, perché ma ricordo parole. Comunque. Giacomo, che idea ti sei fatto di questa vicenda? Ce la fa Marotta a portarlo all'Inter? Ma secondo me c'è una grossa possibilità, anche perché io credo, noi parlando di Dybala, la Juventus ai tempi non sospetti con un giocatore del genere, se gli interessava, l'aveva già chiusa. Perché con Dybala è un tormentone che va avanti da tantissimo, perciò non è da un mese o un mese e mezzo. Io credo che a questo punto la Juventus, ma per quello che ho sentito dire dai dirigenti, come avete detto voi, cioè Dybala è stato considerato in pratica come Perin, come tutti questi altri giocatori che erano in scadenza, ok? Allora, dipende cosa vuol fare la Juve, Francesco. Se la Juve vuole iniziare con Dybala e puntare con Dybala, iniziare un percorso con lui, doveva farlo un po' di tempo fa, secondo me, perché è da troppo tempo che stanno discutendo questo contratto. Poi, come dice Elio, ogni giorno ne esce una, diritti d'immagine, vuole 7,5 invece di 8,5, allora gli diamo questo. È un tormentone che va avanti da troppo tempo e secondo me l'Inter si può inserire. Sai, Francesco, a meno che la Juve, che è brava a navigare sott'acqua, non abbia già la certezza a gennaio, a fine gennaio, di avere Vlahovic. Guarda che alla tua frase Furio ha aggiunto: una volta la Juve era brava a navigare. Secondo me, Elio, perché la Juve si sta incartando come con Ronaldo, come altre cose. Allora, ha voluto fare il braccio di ferro con Dybala e adesso si ritrova con un giocatore che comunque è scontento. E fra l'altro, con lo scontento, rischia di perderlo a parametro zero e rischia di rinforzare l'Inter, e non sanno più come fare, perché in effetti io sono le cifre di Ezio, 81 partite ufficiali, una trentina di presenze, non giustifica 8 milioni netti, sì, più 2, cioè è un investimento da 100 milioni. Allora non giustifichi neanche i 9 milioni che danno ad Allegri, cosa vuol dire? Esatto, però qui stiamo parlando comunque di un giocatore che sta andando, devi deciderti in scadenza, o lo tieni o te lo fai scippare da qualcun altro. Il problema vero è che è stato un contratto gestito male, perché dovevi fare questo, quanto prendi? 7,5, già sono tanti, andiamo avanti, rinnova loro... per 2 anni e facciamo poi dei bonus. Guarda che loro hanno sparato Dybala, 15, suo... sì, voleva metà di Ronaldo, voleva 15, metà, però, di Ronaldo, 15 voleva. Erano diventati 12 erano diventati 10, 10 sono diventati 8. Ma sono immotivati, 8 in questo momento. Sono stati accettati. Perché però poi mi risulta 8, che no, tra ottobre e novembre fosse tutto 8 chiaro. Con quel curriculum che hai messo a disposizione. Quella è un'altra domanda. Enormi, quella è un'altra domanda. Cioè, lì vale 8 milioni all'anno Dybala? No, in questo momento ma no. Ma tu puoi modulare un contratto, in più ti aggiungo con i bonus forti. Che lui è un dipendente di una, è un lavoratore di un'azienda che non sta andando bene economicamente. Avanzare... Non è solo, molte aziende... Il calcio non stanno andando bene. Però se lui ha delle offerte, che sia dall'Inter o da altre parti, certo, stia giocando su questo è il gioco delle parti, perché chiaramente lui punta a guadagnare di più. Però io direi, visto gli ultimi suoi 2 anni alla Juventus, confermasse lo contratto che adesso non può stare con un dirigente, il numero 2, il numero 3, non so che numero è, arriva bene,
che tutte le volte gli tira delle, tutte, delle martellate. Ha parlato due volte in due interviste, e tu stiamo parlando di una cosa importante. Poi non è che l'abbia messo. Guarda, oggi sul c'era un'intervista radiofonica di Evelina Cristillin che e comunque ha detto effettivamente, che poi mi sembra faccia proprio parte della nomenclatura del Gotha, della famiglia Agnelli e della Juve, ha detto forse sono state un po' eccessive, ecco, queste esternazioni. Allora facciamo così, moliamo momentaneamente il discorso di Dybala, lo riprendiamo poi alla fine della partita dell'Inter. Quindi su Arthur non piacerei, su Danilo sarebbe assolutamente una mancanza gravissima, perché da quella parte in difesa dopo sei poi obbligato a far giocare Cuadrado fisso, che non, facendolo giocare da terzino. Lautaro, palla sul sinistro, un tocco in più, si fa chiudere lo specchio. È dai, Lauti, però è di una lentezza a tirare, io non so. Siamo già dall'altra parte con Cutrone, che può puntare la nocchia, lato sinistro dell'area di rigore, lato corto, punta la nocchia, palla sul destro, Cutrone, il tiro, doppia deviazione, Dumfries e la nocchia, palla ancora per l'Empoli, al limite dell'area di rigore, rigore per l'Empoli. Perché? O fuori Mani? Gioco? Rigore per l'Empoli. La presa di mano, dice l'arbitro. Ah, va, ma è matto questo. Sì, ma probabilmente, ma ci sono tre deviazioni prima, oh. Fammi vedere. Vediamo. È lì, forse lo prendi, è quello, No? Tra l'occhio. Ma ragazzi, ma non può essere mano questa, c'è la mano qua. La nocchia non l'ha presa con la mano. Ma è matto questo. Cioè, una deviazione di un giocatore dell'Inter sulla mano di un compagno. Sì, su Dumfries. Ma Dumfries ha quello che ho visto io, no, spero, no, ma non può spero essere, di aver visto bene. Non può Dumfries, oltre al fatto che c'è una deviazione. Dumfries ha il braccio qua, oh. Secondo me l'ha deviata la ranocchia e Dumfries ha il braccio vicino al corpo. Attenzione. Ragazzi, ma Dumfries ha il braccio qua, oh. No, la ranocchia se l'hai. Ma Dumfries ha il braccio attaccato al corpo, ma questo è matto. No, lo va a rivedere perché lo va a lo questo togliere. Qua non è un gioco arbitro, per dare rigore. Qua non cioè. È un arbitro, dai. Ragazzi, questo su. Qua non ci ha capito niente al primo minuto. No, non è rigore. No, adesso nel momento in cui lo richiamano è perché gli hanno detto che ha visto male. E dai, infatti, ma guarda, fai dare un rigore così. Ma come fai dare un rigore così? No. Bravo. Nessun dubbio, corretta l'interpretazione del VAR, meno male che l'hanno chiamato per evitare un errore grossolano. Si resta sull'1-1, niente calcio di rigore per l'Empoli e partita che riprende. Dicevamo dell'Arsenal. Posso fare? Sì. Sembra la Juventus vorrebbe innanzitutto il prestito e di Arthur con l'ingaggio pagato tutto dall'Arsenal e anche un accordo per un diritto di riscatto, un mezzo fra diritto di riscatto e obbligo di riscatto. E anche perché proprio vuole mollare Arthur, mi sembra di aver capito. Allora, io concludo quello che stavo dicendo. Se però perdessimo Danilo, sarebbe gravissimo. Ora perché... Nocchia, buca, attenzione, Cutrone, in area di rigore sul destro, non chiude D'Ambrosio, Radu, in corner, che buco di Ranocchia lì dietro, sul lancio lungo, Ranocchia buca completamente la palla, favorisce Cutrone, che entra in area di rigore, qua Cutrone, secondo me, poteva fare molto meglio. Se l'è un po' mangiato, eh. Sì, si fa un po' chiudere da D'Ambrosio e poi va a concludere centrale, Radu mette in corner, però non va bene così, non va bene. Non poteva tirarlo sull'altro palo. Sì, allora, chiudo, vai. Quadrado facendolo giocare terzino, togli l'80% del suo potenziale e ieri sera l'abbiamo visto nella gara contro la Sampdoria, se lui gioca nel suo ruolo abituale è un giocatore assolutamente importantissimo. Assolutamente sì, a prescindere da quello che farà la Juventus per Arthur e per Danilo, Arthur più verso la partenza certamente di Danilo, Giacomo il discorso Vlahovic. Che idea ti sei fatto di questa vicenda? L'arrivo per esempio di Piontek potrebbe presupporre una partenza già a gennaio, cioè è una situazione un po' particolare quella tra Vlahovic e la Fiorentina con Commisso che ce l'ha a morte con il giocatore. Cutrone, gol! Gol dell'Empoli! Gol dell'Empoli! Cutrone! Cross alla sinistra! Tagliato in mezzo all'area! Nuca di Cutrone! Traversa! Palla su Radu e gol! 2-1 per l'Empoli! Tecnicamente sarà penso autogol di Radu. Sì, credo di sì. Bravi. Il silenzio di Elio Corno è assordante, signore. Oh.
meglio così. E adesso arriva anche l'ora di Dzeko, a un quarto d'ora dalla fine. Sono contento. Così imparano questi geni della panchina a inventarsi queste pirlate. Io mi ero qua già avventato su tutto in una queste cosa pirlate qua. Come è successo? Fai il turnover, sì, dai, tanto che te frega. La butta nella sua affronti porta. L'Empoli, chi se ne frega. Sì, di Polpaccio questo poi è il butta dentro Radu. Bravo Inzaghino, bravo, complimenti. All'inizio schiena Polpaccio. Sì, sì. Avevo visto Cutrone molto avanti, invece parte da dietro. Sì, anch'io avevo avuto sul replay, mi era venuto un mezzo dubbio. In effetti, quando hai detto checking goal, ma secondo me è buono. Capiva. Comunque esce Gagliardini, entra Dzeko, stanno controllando la posizione di Cutrone, secondo me è buona. Ma c'è un'inquadratura sulla che mi rende un po' perplesso, però lì è veramente questione di talmente poco, goal, credo goal, sia goal, buono. Goal. Sì, è buono, è buono. Hai capito le riserve dell'Empoli? E Furlan. Lo so, però adesso anche, ha messo dentro anche Dzeko, adesso un'Inter a trazione offensiva, sicuramente adesso, ecco, credo che un allenatore faccia rabbia, cioè comunque vada a finire, l'Inter deve sprecare delle energie che magari non so sì, come dire, adesso delle energie, qua rischi di essere eliminato. Adesso devi rimettere in piedi. Sì, ma comunque un quarto d'ora e sei sotto, vediamo Lautaro, ancora una volta sbaglia, ma qua c'è un fallo, cartellino giallo, amenato dall'inizio alla fine. Romagnoli continua a farlo, questa volta l'arbitro gli dà il cartellino giallo, calcio di punizione al limite per l'Inter, vediamo se riusciamo a rimetterla in piedi. Questo però effettivamente è un falletto, cioè molto leggero, molto leggero. Secondo me non è fallo questo. Allora, che tutti i giocatori quando gli fischi un fallo contro si lamentano e non hanno fatto niente, sì, però questo è veramente mezzo falletto. Sì, mezzo, forse neanche fallo. Ecco. Calcio di punizione per l'Inter, al limite dell'area di rigore, e lì c'è Di Marco. Sarà anche un mezzo falletto, ma l'occasione non è mezzo, grossa. L'occasione è vera, perché qui ma è bravo posizione. Lautaro in queste situazioni, non è la prima volta. Beh, insomma, ne fischiano uno su 10 Lautaro. Per carità, poi come tutti gli attaccanti, però in questa situazione. Punizione per l'Inter. Oggi non gli hanno fischiato un pallo a Lautaro, è il primo che gli fischiano. Cialanoglu. Però credo che da lì sarà Di Marco col sinistro. 79 di gioco, l'Inter è sotto in casa con l'Empoli dopo essere passata in vantaggio. Però ha delle movenze proprio da centravanti, vero? Anche perché è anche fisicato. E non ha bisogno di un partner, perché quando ha il pallone sa sempre cosa fare. Ranocchia! Andrea! Ranocchia! In mezza rovesciata! Dove non può arrivare Furlan! 2-2, un gol bellissimo di Andrea Ranocchia! Ennesimo trasto in mezzo, rimpallo, palla che rimane lì sul dischetto del rigore, molto alta, sopra la spalla di Ranocchia che si coordina e va in mezza girata su dove Furlan non può arrivare, grandissimo gol di Andrea Ranocchia, 2-2, quando iniziano adesso i 5 minuti di recupero della partita, l'Inter si rimette in corsa con un grande gol del capitano Andrea Ranocchia. Una qualificazione alla Conte. Gol da centravanti vero, ha fatto un gran gol. Sforbiciata di Ranocchia. Hai presente la sforbiciata delle figurine Parini? Quella di Parola? Non bestemmiare, quella di Parola è un'altra roba. Volevo enfatizzare un po' su Ranocchia. È stato lucido. Quella è Parola. La seconda è gol di Gyorgyev contro la Roma, che è stato anche quello da figurina. Ha trovato una coordinazione da centravanti vero. Sì, esatto, bravo. L'Inter ha quasi 4 minuti, poco meno di 4 minuti per evitare i supplementari, esattamente come mercoledì scorso. Il mercoledì è il giorno dei supplementari, per quanto riguarda l'Inter. Qui c'è un fallo fischiato a Ranocchia su Cutrone. C'è Cutrone che si appoggia. Ci sono ancora 3 minuti, abbondanti. Punizione per Empoli, tre quarti di destra. 92 di gioco, mancano 3 minuti alla fine della partita perché l'arbitro ha dato 5 minuti di recupero, poi non so se ci sarà un minuto aggiuntivo perché il recupero al gol di Ranocchia era forse appena iniziato, quindi può darsi che si vada un pochino oltre, Filippo, sai che quest'arbitro è peggio di Ezio? Sì, Ezio parte Stulac, il tiro in porta, non ha problemi Radu, 3 minuti alla fine. Ezio era meglio Ezio. Cosa ti ha fatto quest'arbitro, Giacomo? Scusa. Adesso, per esempio, ma delle effetto cose semplici, Francesco. Delle cose semplici. Adesso si è visto lontano un miglio che è stato Cutrone, che guarda Ranocchia. Adesso non,
non era importante, sì, appoggia, però un arbitro che ha tutta la visuale libera, cioè si vede lontano Miglio che è cutrone, che va su ranocchio, lo cintura e poi si fa fallo. Tu dici un fallo che non era importante, e se Empoli fa il 3-2 a due minuti dalla fine, parte è Dumfries. Importante, sì. Parte Dumfries. Sì, ma era distante dall'area di rigore. Parte dai. Dumfries, sulla destra, Dumfries si deve fermare, dai ragazzi. Ecco, Sanchez, ecco, cross ecco, per ecco, Perisic, palla che rimane lì, la riconquista, Lautaro ancora per Dzeko, corner, dai ragazzi, dai, su, cerchiamo di evitare i supplementari, 93 di gioco, 2 alla fine, corner battuto corto da Ciala per Sanchez, lato corto dell'area, ancora Ciala, può addirittura provare il tiro, arriva il cross lato terra, brutto, mette fuori l'Empoli, la recupera Di Marco, la mette giù e torna indietro di qualche metro, ancora 1 minuto e 50 da giocare nei tempi regolamentari, Di Marco avanza palla al piede, supera la metà campo, cambia tutto sulla destra per il liberissimo Barella, prova Bairami andare a chiudere, ancora Barella, prova ad andare fino in fondo, prova ad andare via al 10 dell'Empoli, non ce la fa, rimane però in possesso palla, lato corto dell'area, arriva fino in fondo, pallone all'indietro per Ciala, posizione di cross, arriva il cross a giro, Dzeko anticipato, palla che finisce sulla sinistra per Perisic, lato corto dell'area, 1 minuto e 20 alla fine, ancora Perisic, va a puntare l'avversario, nell'uno contro uno, arriva il cross, ancora in mezzo per Dumfries, palla che rimane lì, scontro, c'è Dzeko, il gol di Alexis Sanchez, ma è fuori gioco! È fuori gioco, sono andati in due. Se Sanchez segnava ancora a un minuto dalla fine di tutto, sarebbe stato clamoroso. Basta. Però ha tempo per farlo al 120esimo, eventualmente. Perché la tocca Dzeko. Sì. Perché il primo tocco è stato il giocatore dell'Empoli. Molto arrabbiato perché per fortuna l'abbiamo rimediata. Adesso dobbiamo fare ancora un gol per passare il turno, però almeno l'abbiamo rimediata, non mi è sembrato l'atteggiamento giusto, ecco, un po' l'abbiamo data un po' per scontata, soprattutto dopo il gol dell'1-0, abbiamo sbagliato tanto davanti, non abbiamo difeso da squadra, infatti abbiamo preso due gol, l'Empoli, bisogna dare meriti all'Empoli, perché poi sembra che parliamo sempre solo dei demeriti, certo, dell'Inter, certo. Ma l'Empoli ha fatto una grande partita, però insomma dai, sì, ma diciamo potevi... che l'abbiamo un po' toppata questa Filippo, partita. Filippo, potevi immaginarlo però l'Empoli che comunque... a parte, tu dici, è vero, anche loro avevano le riserve e molti sono giocatori sconosciuti, però lo spirito è quello di una squadra molto forte, al di là dei giocatori. Dai, ho capito, Furio, lo spirito va bene, ma Inter-Empoli in casa, San Siro... Cioè, ragazzi, Sensi è un fantasma. Devi vincere. Sì. Cioè... Però, no, è su questo, chi avrebbe mai detto che sarebbe finita i supplementari 2-2 con l'Inter in rimonta? Nessuno. Certo. Forse viene da dire più per i demeriti dell'Inter che per i reali meriti dell'Empoli, che ha approfittato degli errori dell'Inter, però probabilmente... Loro hanno avuto quelle poche occasioni che hanno avuto, le hanno sfruttate loro benissimo. Loro sì, certo. E poi, 120esimo Sanchez. L'ultima grande impresa era stata contro il Napoli, con Vicario che aveva parato anche l'aria, e i 28 tiri del Napoli, due pali, però in realtà l'Empoli non ha quasi mai tirato in porta. Qui invece fa anche un gioco offensivo che è abbastanza produttivo. La differenza è questa. Lancio di Barella per Perisic che sembra buono, infatti lo è, lato corto dell'area, Perisic va a puntare l'avversario, può entrare, subisce fallo. E vabbè. Dai, Perisic, secondo me si è buttato un po'. Ti tuffi, cavolo. Dici? Ma... Sì, si è tuffato. Dai. Ma non mi sembrava così. Mi è sembrato... Sì, il contatto si è buttato. Dai. Sì, non ho capito se era a cavallo dell'area di rigore o era fuori. No, fuori dall'area, questo sì. Però l'arbitro era lì, non ha fatto un plissé. Fallo su D'Ambrosio, tre quarti di destra offensiva, mancano 3 minuti alla fine del primo tempo supplementare, intanto sì, il campo effettivamente non è in grandi condizioni. No. Per Dzeko, attenzione che ancora Dzeko in area di rigore, rientra sul destro, sulla sinistra, mette la palla all'indietro per Ciala! Il destro di Ciala, stanno tutti fermi a guardare dove va la palla, sembrava l'illusione ottica, ha dato l'illusione dentro. Del gol appunto, ma la palla è uscita di... di poco, mezzo di metro poco. Alla sinistra di Furlani. Intanto rivediamo qua il cross di Dumfries, il colpo di testa di Dzeko, no, non è andato no, sulla traversa. La prende in maniera abbastanza avventurosa sul secondo portiere, palo, Dzeko di testa, qui la tira fuori lui. E poi con la mano, forse col piede per terra, la palla si impenne e con la mano la prende. Quando è caduta per terra, dove si è caduta no, fuori? No, se no l'avrebbe già, avrebbe già suonato il telefono. Era fuori. A parte che c'è la goal line technology, quindi insomma. Avrebbe già suonato il... È un problema da questo punto di vista. Adesso l'Empoli mi sembra un po' sulle gambe, invece l'Inter credo che abbia voglia di chiudere la pratica. Si sta attaccando e sta attaccando anche in forze.
l'Inter. Credo... Sì, sì, da quando ci mancherebbe andare a rigori qua. È vero, è vero. Da quando, come dicevo prima, da quando ha fatto il cambio ha cominciato a riprendersi, parlo sotto l'aspetto fisico, perché prima dei cambi sono andati in grosse difficoltà. Vai Dzeko, girati! Ancora c'ha la recupera Sanchez, limite l'area di rigore, pallone per Sensi! Stefano Sensi, 3-2 per l'Inter, la palla arriva all'Inter l'area di rigore, Sensi riesce a controllarla in qualche modo, a spostarsela sul destro, a guardare la porta e col destro a battere Furlan, finalmente per il gol del 3-2, segna Stefano Sensi, sarà un messaggio del destino, non lo so, non so se... andrà alla Samp domani o se rimarrà all'Inter, comunque è un gol importante, beh, insomma, per lui. Non per è una cosa che succede abitualmente, un giocatore che è impredicato di passare da qui a poche ore a un'altra squadra, che entri e che segni potenzialmente quello che magari sarà il gol della vittoria, chissà. No, gran bel destro, soprattutto. Bel gol ragazzi. Bel gol, la controlla bene, insomma Sensi è uno che questi numeri ce li ha, la porta la vede, il gol ce l'ha nelle gambe. È molto sfortunato dal punto di vista fisico, chissà se è il passo d'addio all'Inter o se magari le trattative di Francesco, mercato è sfortunato come Dybala, cioè quello che mi chiedo, diamo via Sensi per andare a prendere Dybala? Sensi qualitativamente ha lo stesso piede di Dybala? Beh, oddio, no, adesso gli stai facendo un bel Sensi complimento a Sensi. Il Sensi sano, no. E quello ha lo stesso piede di Dybala e lo ha dimostrato all'inizio di quando è arrivato all'Inter, ragazzi, non scherziamo. Non scherziamo. Sì, qualche, però adesso voi potete pensare, io la penso così. Inzaghi e rispetto detto, come la pensate voi, ma Sensi, io la penso in questo modo. Sensi e Vecino la scorsa settimana aveva detto per me possono tranquillamente restare, sembrava la solita frase sì, diplomatica. Certo. Vecino magari no, ma Sensi adesso non so come puoi domani dal gol che certificare ha fatto. Un trasferimento alla Sampdoria. Ma che pallone ha perso vero, quello? Ma Sensi, no, no, dico indipendentemente. Ha giocato 5 partite negli ultimi 2 anni, cioè, ha anche bisogno di giocare e magari trovare un po' di continuità che all'Inter non ha. E poi che sia, se Sensi fosse sano sarebbe, non dico titolare, ma quasi titolare. Il problema è che non è sano da 3 anni Sensi. Sì, però se stasera finisce come deve finire, Sensi comunque entra nei primi 3 cambi ogni partita, no? Era, a quindi anche Ranocchia. Perché ha fatto il gol del 2-2 all'ultimo minuto. No, ma vabbè, ma cosa vuol dire? Ci sono 15 anni di differenza. Ma Donfri, ma stai in piedi, ma stai in piedi. Ma se il metro di giudizio è che ha fatto gol oggi. No, ho capito. Tu domani lo spedisci alla Sampdoria così. No, come hanno fatto le loro valutazioni, non è per un gol. Se ha giocato, probabilmente. Allora non so, sì, cioè, comunque, se poi non lo danno è perché non lo voglio allora, dare, va bene, ma non il è centrocampo, che se si fa un gol contro l'Empoli, il centrocampo è un reparto più denso dove ci sono più possibilità per Sensi di giocare. Però io dico questo, scusa Filippo, ti chiedo quante partite ha giocato. Può essere un secondo o un terzo cambio, ma è sempre stato un possibile secondo o terzo cambio, anche primo cambio, forse anche un titolare, ma se è rotto, se non gioca. Ma adesso non mi sembra rotto, ma adesso non mi sembra rotto. Ma scusa, ma da quando è che non giocava Sensi, Curio? Mi prendi come metro di giudizio questi 15 minuti qua? Io ti dico, poi vuoi darlo alla Sampdoria, però in questo momento io farei una mezza riflessione, la farei, o no? No, ma non, Furio, ha ragione. Dimmi. Filippo, ma non si può adesso giudicare un giocatore perché entrare ha fatto gol benissimo, sono contento per Sensi, però... Se l'Inter ha deciso di fare questa operazione, ma non cambia idea perché stasera ha fatto gol, perché non cambia. Ma stasera niente, però ha giocato. No, se l'hai già venduto un giocatore, Giacomo, no, noi conosciamo. No, posso dirti una cosa? Sì. Sai che se non avesse giocato neanche stasera, allora anche chi lo compra dice: ma andiamo a prendere un giocatore, sarà pronto, non ma sarà non è, pronto. È a titolo definitivo, Sensi, no, scusami. No, allora, non è un prestito, non è che lo compri. No, ma Furio, sì. Ma non c'entra prestito o titolo definitivo. Beh, la Sampdoria sta prendendo un giocatore per cercare di trovare dei punti per salvarsi. Allora, questo giocatore, come ha detto Filippo, è da tempo, purtroppo, per lui e per l'Inter, che è fuori. Allora, tu che vai ad acquistarlo, comunque lo prendi, perché in questo momento la Sampdoria è in difficoltà, ma vedendolo stasera, almeno tu che lo prendi dici, però comunque il giocatore, certo, è pronto. Certo. Il discorso di Dybala si può legare in qualche modo a una possibile partenza di Lautaro?
No, non credo che sia legato. Credo che Dybala sia comunque un obiettivo che Marotta ha messo nel mirino. Lo ha detto anche lui, lo ha detto prima della partita. Sì, 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 sì. Ha detto è un obiettivo che noi proviamo. Non so se ne abbiamo in grafica già le dichiarazioni di Marotta. Andiamole a leggere perché sono interessanti. Effettivamente non me le ricordavo. È vero, fa riferimento a... No, comunque lui, adesso non so se le vedremo in grafica, ma comunque lui dice che Dybala è un obiettivo che lui ha e poi non sa se riuscirà a prenderlo oppure no, però sta ammettendo che ci sta provando. Ed è la qua. Seconda volta in tre giorni che in dice Dybala i tentativi vanno fatti, non importa se riusciamo o meno. Scamacca e Frattesi, normale che guardiamo ai talenti, abbiamo l'obiettivo di rinforzare l'Inter guardando anche al Made in Italy, visto che abbiamo una scuola di livello. Il mio rinnovo è tutto fatto, siamo felici, quindi fa riferimento al suo rinnovo e quindi la sua avventura prosegue. Però non credo sia legato a Lautaro, nel senso che Dybala è una cosa indipendente, anche perché l'anno prossimo dovrei mettere mano, come dicevo prima, all'attacco. C'è Sanchez che ha 33 anni, va per i 34, scalpita perché vuole essere più protagonista, vuole giocare di più. Dzeko, 36 anni. Correa è un giocatore che abbiamo visto in questi primi 4-5 mesi, gioca a singhiozzo, spesso ha dei problemi muscolari, quindi è chiaro che qualcosa li devi fare. Un Dybala a zero, a 7 milioni l'anno, che è il tetto di ingaggi dell'Inter, certo, sarebbe perfetto. Qual è, però, qual Lautaro, è il dirigente che non si è interessato a una cooperazione? No, certo, chiudo. Lautaro credo sia un discorso a parte. Lautaro è un punto fermo dell'Inter. Certo. Lautaro non si tocca. Non si tocca fino a che non arriva l'offerta irrinunciabile, come è successo per Lukaku. Se arrivano gli 80, non 115, ma se arrivano gli 80 o i 90 milioni, lì il discorso per l'Inter è: io lo devo cedere o comunque devo sedermi a un tavolo per trattare. Però non è legato a Dybala, ecco, questo voglio dire. No, quello assolutamente sì. Io te l'ho già detto, Francesco, vedo anche comunque nelle parole di Marotta una provocazione, come dire, noi ci proviamo, adesso vediamo se la Juventus... Una provocazione? No, aspetta, come dire, fategli un contratto e diategli 10 milioni all'anno, netti, così non prendete un'altra punta e rimanete con uno. Guarda, sei da quello che ci risulta la trattativa è molto, molto ben avviata. Ma scusa, ma chi è che non proverebbe per prendere un Dybala a parametro zero? Tutti quelli che hanno la possibilità. E allora cosa fanno? Allora vogliono prendere Dybala a parametro zero per impedire, vogliono fare un disturbo alla Juventus, così da 100 milioni a Dybala e non va a prendere Vlahovic. Ma adesso, e lo chiedo a Filippo e a Elio, Dybala giocherebbe titolare in questa Inter? Ma titolare cosa significa? Che parte dal primo minuto. Ma qui all'Inter ha Lautaro, Dzeko, Sanchez e Correa. Dimmi chi sono i titolari di questa Inter in attacco. Però allora qualcuno di questi deve andare via. Ma te l'ha detto adesso, ti ha detto che 2 su 4 probabilmente. Quasi sicuramente credo che Sanchez, l'Inter si sgraverà da un ingaggio folle. Il contratto in scadenza nel 2023, però nel 2022 l'Inter ha l'opzione unilaterale di interrompere il contratto pagando una buona uscita di 4 milioni e mezzo di euro sui 7,5 che lui percepisce. Quindi se Sanchez vuole andare via e l'Inter gli dice va bene, poi magari trova ancora un accordo e magari non sono 4,5, sono 3, però comunque c'è uno spazio in più. L'Inter, se mantiene questo livello anche l'anno prossimo, non ha un attaccante titolare, avrà 4 attaccanti che in tutte le competizioni dovranno girare. Quindi non c'è Dybala, Lautaro, Dzeko o chi verrà. Certo, se arriva Vlahovic, magari Vlahovic titolare. Se la Juve perde Dybala a zero sicuramente non è una bella cosa. Però una coppia d'attacco Lautaro-Dybala... Mi preoccupa. Non mi parrebbe male, né male assortita, certo. Ma con chiunque giochi Dybala non è male, quando gioca, quando sta bene. Ma guarda, tu fai riferimento alle sue condizioni fisiche, io ti dico che andrebbe potenzialmente a giocare in una squadra come l'Inter. Che non ha problemi fisici, muscolari, questa cosa è vero, hai ragione. Nelle ultime due o tre stagioni, è un dato generale. Complimenti a loro. Aspetta, adesso non è che siamo... l'acqua santa, però cioè i giocatori che sono arrivati con problemi muscolari da fuori, se Dybala è uno di questi, non è che arriva qua e viene diventa uno indistruttibile, hanno sempre avuto problemi. Sanchez quando è arrivato non è che è guarito, ha avuto problemi prima e all'Inter ne ha avuti altrettanti. Guarda caso, Sanchez si fa sempre male quando va col Cile. Correa uguale, era fragile prima, Sensi era fragile prima, Vessino era fragile prima e fragile anche adesso. Non è che arrivano all'Inter e li sistemano.
Se tu prendi uno che non è predisposto ad avere infortuni, arriva all'Inter e probabilmente viene anche conservato per non averne di suo, certo, nuovi. Però quelli che sono fragili rimangono fragili, non è che noi, sì, però, facciamo i miracoli. Però Inzaghi dimostra di saper recuperare quasi tutti i tipi di calciatori, perché comunque, adesso non voglio insistere su Sensi perché evidentemente, ma non Sensi è che... Ma Sensi è la prima partita che gioca, Furio. Ho capito, ma, cioè, ma non ha recuperato nessuno. Ma è anche la prima Inzaghi volta che gioca, che non si fa male, che a parte il gol... Mi è sembrato, eh sì, io non pensavo che Sensi fosse già andato alla Sampdoria, pensa, per me è stata una sorpresa. Tu, eh? È un problema tu. Questa ho capito, sera, ma era già stato venduto. Il cartellino rosso al giocatore dopo tre minuti e Sensi che è diventato titolarissimo. No, non è titolare, ma secondo me non lo danno più via. Ragazzi, prendiamoci due minuti, diamo la linea alla regia.